Azione Democratica, tornando da Chierico dal Brasile del 54. Ho fatto amicizia con un cappuccino di Trento, era 25 anni che era in Brasile, e durante la navigazione, dopo due o tre giorni, parlava sempre bene, a proposito di immigrazione. E dico, ma stiamo a sentire, ma come facevi, sei 25 anni in Brasile, no, non sai parlare portoghese? Mi no, perché mi dice che ero nella campagna e se erano tutti veneti. Quanti sono gli immigrati italiani? Dal 1850 al 1950, 100 anni, 30 milioni. Mio nonno non l'ho conosciuto, è morto e sparito negli Stati Uniti d'America, lasciando mio papà, mio zio, suo fratello e la moglie senza un sgay. Dopo due anni che era lì non arriva più notizie e non arriva più dollari. Vi rendete conto quindi che siamo un po' così conto di grandi culture? Vedete adesso il Mediterraneo, quindi l'Italia è una repubblica democratica, demos vuol dire popolo. Allora arriviamo a Barcellona e simpatico cappuccino con la barba, prendiamo un tassista, così si fa da cicerone, un tizio, abbiamo visto, prima siamo andati al Tibidabo che è pratico in Barcellona, io sapevo c'era i salesiani, io ero chierico con la talaia e il sacro cuore dei salesiani a Barcellona. Tornando indietro si ferma, ci guarda con la, scherzando, ma c'è tamuro, prima lezione. Cosa succede? E il cappuccino scherza, così faceva un po' di scena. A un certo momento c'è in questa strada, mi avete ucciso voi cattolici, tre miei fratelli, nella guerra civile, un governo legittimamente eletto, scacciato con in testa il generalissimo Francisco Franco. Ma lui dice, so che la guerra è brutta, so che le liti sono brutte, so che le... Ma come mai voi cattolici, che era sostenuta da tutta la Chiesa, fra la gerarchia, come mai uccidevate, andavate all'assalto gridando in nome di Cristo Re? Il cappuccino piangeva, l'ha abbracciato, perdono, vi rendete conto? Vi rendete conto che per i Balcani la Chiesa nostra per l'ingerenza umanitaria, la NATO, guerra umanitaria, la chiamano come vuole per ingannarci. Una volta un ufficiale americano incontrato, non posso dire il nome, ma come mai nel Veneto hanno così paura dei migranti? Ad Aviano abbiamo sotto il culo, abbiamo 70 bombe atomiche, a Ghedi abbiamo 40 bombe atomiche, non hanno paura delle bombe atomiche, hanno paura dei nostri fratelli che cercano lavoro, cercano pane, cercano amore, cercano amicizia, e non abbiamo paura delle bombe e degli inquinamenti. Allora in modo andiamo in una trattoria al porto, sei qui in tavolino. Oh, faccio un po' di propaganda, pubblicità, Moni c'è stato, la Cinzia, noi a Genova da 30 anni i ragazzi nostri che vengono dalle comunità hanno una trattoria marinara, quei tavolini, a proposito, mi ricordo una volta ero a Levante, volevo andare in trattoria, avevo degli amici e salgo più vicino sul taxi, mi porti la trattoria Lanterna, via Milano 124, il tassista non mi ha conosciuto, dice, va alla trattoria dei drogati, sì, perché sai io ci tengo, perché al posto del parmigiano ci mettono la marijuana. Un Don Gal, tre giorni dopo avevamo la finanza. E allora lui dice, in Spagna, e dice, in Italia quante gambe hanno i tavolini? Dove io imparo la partecipazione democratica, altrimenti non si va da nessuna parte. Io gli dico, compagno, abbi pazienza, quattro come questo in Spagna attualmente, parlava sottovoce perché c'era ancora il regime franchista del 54, in Spagna tre, prima gamba, la milizia della Falange, seconda gamba, l'esercito e i padroni insieme, terza gamba, te pare la nostra amata Chiesa Cattolica. E grida, quasi gridando, fa, e il pueblo?
e il popolo non c'è escluso. Come sta mia via in questi anni? Ci ha messo tanti virus dentro, noi ci siamo cascati come delle merde, come dei deficienti, ci siamo cagati là davanti alla televisione, siamo portati a diventare, ma vi rendete conto che c'è bisogno, cosa aspettano i nostri ragazzi? Che cosa credete che aspettano i giovani? L'Italia che va verso il 30% della disoccupazione giovanile, capite? E lui disse, il popolo nada, e il popolo non c'è la quarta gamba. Guarda che piccolo esempio di un tassista, un taxi c'era una miseria allora in Spagna che non vi dico. Hai capito? E allora ho capito dopo che i nostri combattenti nell'America Latina e nelle canzoni in Tirimani, che bello, vorrei sentirlo anche stasera per avanzare, sarà di lunga durata, io lo capisco, è una crisi di sistema, hanno rotto, hanno danneggiato tutto, hanno sporcato le coscienze, con la complicità delle chiese, con la complicità di tutti, tutti nascosti, menzogneri, una banda di associazione a delinquere in tutti i modi, arroganti. A un certo momento i nostri combattenti, quanti che non ho conosciuto, quelli del sabato, di tutti, ancora i sandinisti, non parliamo, i figli di Che Guevara vengono ancora a trovare, quando il loro grido era stato davanti a 500 anni di genocidio, di oppressione, altro che scoperta dell'America, conquista dell'America era stata, e allora cantavano, e il pueblo, unito, mi ammazza la vecina, dai proviamo, e il pueblo, unito, mi ammazza la vecina, e il pueblo, unito, mi ammazza la dal molino, continuate ad andare avanti con forza e allora attenti, quarto, l'Italia è una repubblica democratica e ve lo deve dire un prete laica, chi veramente vuole essere uno che cerca Dio e cerca la sua gioia, tutte le volte che una religione ha un'ingerenza nella partecipazione popolare, nella partecipazione dei cittadini e cittadine, che mette un'ingerenza perché addirittura crede di rappresentare Dio, non credeteci, sono veramente falsi, complici, laica. Ve lo ricordate il referendum sulla fecondazione assistita? Il cardinal Ruini ha fatto una campagna dove aveva speso De Pria e io, povero pretino, ero lì nel mirino. Non devi andare, mi ricordo avevo il cardinal Bertone allora, che mi viene gli incubi, sono compagno di università di Bertone, una volta l'ho incontrato, mi vuoi dire abbiamo dato gli stessi esami, tu sei il numero uno, non sono manco sacrestano, ma dov'era, almeno non so, canonico, niente, sono sacrestano, ecco perché siamo sovversivi, ecco perché siamo atei, ecco perché siamo, perché cerchiamo di gridare e di cercare di pensare. Quindi 24% di italiani sono andati a votare, guarda che ci siete anche voi, e io non escludo nessuno, hai capito? A me la curia 10 giorni prima, se non farà, oh, l'humus, la democrazia, è il voto, e mi dice, beh, mi vuole fare che non vada a votare, ma eminenza, avevo persona, gente. Lei è professore di diritto, sì, ma è una questione delicata, appunto perché è delicata. Nella cabina si può dire sì, si può dire no, quindi le pecore. Noi italiani, non mica tanti anni fa, 4-5 anni fa, non siamo andati a votare. E allora un povero cretino di prete che fa il suo dovere era criminalizzare. Per un suo dovere, un tempo. Uno mi informa, cosa voto? Sì, no. Nella peggiore delle ipotesi, i miei dubbi, lascio la scheda bianca. Ma non risulto, non vado a inficiare il cuore. Che il legislatore mette il cuore perché i cittadini abbiano la legge di largo consenso, altrimenti rimane senza legge o con una legge. Guardate cosa sta avvenendo per il testamento biologico. Ma i nostri vescovi che dettano l'agenda politica ai parlamentari, atei, non atei, devoti, non devoti, opus dei, la senatrice Benetti in testa, a proposito della senatrice Benetti, ditelo, io lo dico da tutte le parti, continua a dire che è vergine e che porta al cilicio, venga qui ci faccio vedere, io finché non vedo, anche Formigoni è vergine, venga a far vedere, Bocciani, sono repressi. Dobbiamo aiutare anche loro, vedete? Quindi la partecipazione repubblica, democratica, laica, nessuno lo dice mai, antifascista,
non è un opzionale, non è un opzionale, fascismo è impietà. E allora vorrei incoraggiarvi, a proposito del 95, un vecchio monaco, Dossetti, cattolico, giovane professore alla Costituente del 47, poi lascia, a 39 anni lascia il palazzo, diventa prete, vicario, poi monaco, anni, fa vela, poveri, poveri, del 95 vecchio, è all'Eremo Montessori di Bologna. Là è morto nel 96, lascia, gira l'Italia, dovete vederlo, peggio di me, così, e Don Giuseppe, ma come sono contento, e certo, ho sentito il bisogno di girare tutta l'Italia e dire a tutti, cittadine, cittadini, ricostituite i comitati in difesa della Costituzione. Chi l'ha ascoltato, vedi dove andiamo a finire. E adesso ve ne do un'altra chicca, ve ne do un'altra chicca. Prima pagina dell'Espresso, 2003, mi ha scritto 20 giorni fa, ringraziamo. Ultra novantenne, Giorgio Bocca. L'articolo porta questo titolo, il fascismo perenne in libera uscita. C'è un articolo, vi leggo le ultime 8 righe, che è il compendio di quello che Bocca diceva del 2003 e di quello che è l'Italia adesso. Vediamo se vi ritrovate e se siete pronti a reagire. Bocca dice alla fine, e guardate un po' se non è la realtà attuale, a cicli la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge e dalla tradizione civile, dalle discipline, dall'educazione, e allora i neri di tutte le specie corrono al loro sabba, infamia, diffamazione, ricatti, viltà repressi per anni, irrompono come un torrente bel morto. I ladri si vantano di essi, i servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti, i servi non hanno più limiti nell'ambizione, gli onesti quasi si vergognano di esserlo, gli esitanti sciolgono gli ormeggi e si precipitano nel brano. Perché gli conviene? Dice Bocca, certo, ma anche perché gli piace il fascismo perenne in libera uscita. Sappiamo veramente che questa assemblea, questa sera, guarda te, riempie veramente il cuore, riempie questo cuore, questa possibilità. Sapete, anche io vecchio, 83 anni, perché ancora vado in giro, perché voglio ancora mettermi in discussione. Mi ricordo al G8 di Genova, di nuovo vi siete troppo accontentati di quello che diceva la cattiva informazione. Che cos'era 10 anni fa? Io conosco tutti i centri sociali, da Luca Casarini a Caruso nel sud, c'erano 20-30 mila età, e i giornali parlavano di 400-500 mila giovani, di nuovo un momento grande, vorrebbe essere qui il mio piccolo, grande, gigante Padre Zanotelli, con la rete Lirico Don Bisotto, qui di Padova, come altri costruttori di pace. Vi rendete conto che cosa gridavano con tutti con le mani bianche? Guarda se erano veramente i veri politici del momento, nessuno li ascoltava. Signori del G8, non vi sembra una cinica pretesa di venirsi ancora una volta a dire che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, poi dite che siete adoratori di una divinità, una e trina, idolatrica, mercato selvaggio, tecnologia sempre a favore del mondo. È qui il vostro resistente, deterrenza totale, quando il nemico non c'è bisogna creare, ecco la vostra resistenza per la pace.
Ricordatelo, quando vi ricordate la lista di Bush, degli stati canaglia, non è finito niente, siamo ancora lì. Mi ricordo una volta, e voglio ricordarlo e salutarlo, Don Bizzotto, mi scrive un'email dopo la tragedia di Nassiriya, che c'è stato 18-19 morti. Gallo, firmi, c'è un appello di preti, ai vescovi, al segretario, all'ordinario militare, bene, che la Chiesa dia un segno, che almeno tolga i cappellani militari. E dico, Bizzotto, io sarò l'ottimismo, io la mattina mi alzo, ti firmo 100.000 volte, con una speranza. Abbiamo scritto, non ci hanno risposto. Qual è stata la risposta? Dopo un mese è il mio attuale arcivescovo.